Io non pensavo 3 anni fa, quando sono arrivato, di arrivare a raggiungere questo traguardo, perché per me veramente è molto gratificante. Ho girato tantissime squadre e solo con l'Arezzo ho raggiunto quota 100. 100 volte Cutolo, serata emozionante con il Museo Amaranto che ha voluto premiare Nello Cutolo per il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell'Arezzo. E non posso che essere veramente orgoglioso e onorato di far parte di questa storia, di questa società, ecco. E ringrazio Stefano Turchi con tutto il comitato del museo perché veramente questa sera mi regalano una serata emozionante. Sono veramente onorato di questa bella cosa. Si premia quello che è il capitano dell'Arezzo dentro e fuori dal campo, quello che ha vissuto un po' i primi anni 2000 da giovane, da ragazzino, fino ad arrivare, ripartendo dall'impresa totale, alla cavalcata dello scorso anno e a questo campionato. Nello è un vero capitano, cioè fa veramente piacere poterlo premiare, perché merita la stima di tutti. È un babbo per i ragazzi più giovani, la sua esperienza la fa sentire e la sentono i ragazzi. Te con chi parli, tutti hanno una grossa stima del capitano. E nonostante le sirene che sono arrivate da Livorno nell'ultimo mese, Nello Cutolo sta anche seriamente pensando di rimanere all'Arezzo, anche quando sarà finita la sua carriera da calciatore. Non escludo anche un futuro in città d'Arezzo. Io posso solo che ringraziarli, perché mi sento a casa, e quindi ringrazio veramente tutta la città e la tifoseria.